davanti a... Vabbè, più che altro il senso dell'iniziativa qui, visto che è davanti al Covid-19. L'iniziativa si inserisce all'interno di una mobilitazione nazionale che coinvolge tutti i territori d'Italia per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto ormai da quasi 3 anni. Ma contestualmente, ed è questo il motivo per cui noi siamo qui davanti a questa struttura come tre segretari generali regionali, oggi siamo qui per porre l'attenzione ovviamente sul tema dell'emergenza Covid e sul tema che stiamo trattando in maniera anche costruttiva e positiva con la Regione Marche proprio in queste ore per garantire la migliore organizzazione degli ospedali Covid, adeguate assunzioni, la velocizzazione anche a tempo determinato assunzioni, la contestuale velocizzazione del concorso per infermieri della relativa graduatoria, la stabilizzazione del personale e il riconoscimento di quanto fatto sia dal punto di vista economico che anche della tutela psicofisica dei lavoratori, dato che abbiamo personale sanitario, infermieri, OSS e tecnici ancora stremati dalla fase pandemica 1. Quindi sono tutti questi temi, oggi siamo qui per porre al centro dell'attenzione e per definire a livello nazionale, ci auguriamo nella prossima legge di stabilità, le cifre adeguate per rinnovare il contratto nazionale di lavoro. E per quanto concerne invece la Regione Marche, definire i punti legati all'emergenza Covid che ad essa compete e il cui confronto è in atto proprio in queste ore, devo dire in maniera costruttiva. Poi i colleghi migliorano.